E bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui, tornati per parlare di calciomercato. Notizie delle ultime ore, sono felicissimo, Vladimiro Falcone ritorna a Lecce. Prima che vi inizi a parlare di questa operazione, di tutti in retroscena, di tutte le cifre, di tutti i dettagli, invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella. Qualora non l'aveste già fatto, forza ragazzi, iscrivetevi in tantissimo. Allora, Vladimiro Falcone ritorna a Lecce. Scorso giugno la società salentina lo aveva riscattato dalla Sampdoria per 3 milioni e mezzo e poi nell'ultimo giorno utile per contro riscattarlo la Sampdoria aveva controriscattato il suo portiere per una cifra attorno ai 4,75 milioni di euro. Nei giorni seguenti le operazioni di mercato si sono evolute e il club di Via Colonnello Costadura ha Così si è riattivato per riavere il portiere perché aveva già raccolto il suo sì, perché era consapevole che in Serie B non volesse restare e quindi ha fatto di tutto per riportarlo in Salento e alla fine ce l'ha fatta. Sono contentissimo, ragazzi, per tutti quelli che hanno visto il video in cui gli facevo un ultimo saluto, il video in cui parlavo della trattativa, sapete che ero sconfortato. Ma allo stesso tempo mi diffidavo di Corvino e Trinchera e alla fine ragazzi ci hanno riportato a casa il portiere che nella scorsa stagione ha fatto certi miracoli veramente incredibili. Non possiamo scordare tutti noi quel rigore parato contro il Monza che ci ha tenuto in vita e poi ci ha fatti vincere la partita salvezza, quindi per quello lo dobbiamo ringraziare. Detto questo, vi vado a dire tutti i retroscena dietro la trattativa che lo ha riportato a Lecce. Per Vladimiro Falcone si era fatta avanti la Fiorentina, però l'operazione non si è concretizzata e la volontà del calciatore ha fatto sì che la trattativa andasse avanti in una maniera più liscia tra il Lecce e la Sampdoria. Perché la Sampdoria sapeva che Vladimiro Falcone non volesse restare, il Lecce intanto aveva raccolto il sì e quindi le due società intanto stavano trattando. Dopo tutti questi dettagli, vi vado a dire anche che la Sampdoria ha fatto un errore grandioso, perché contro riscattare Falcone, nel momento in cui ancora non avevi effettuato l'iscrizione al campionato di Serie B, riscattarlo, contro riscattarlo per 4,75 milioni dopo che ne avevi incassati 3,5. Quindi tu ne incassi 3,5, ne sborsi 4,75, c'è una differenza di pochissimi soldi, ma poi lo vai a rivendere a 4 milioni, vuol dire che c'è perso. C'è perso perché stai sborsando 4 milioni e 75, lo stai rivendendo a 4, cioè a perdere 750 mila euro, che per un campionato di Serie B che stai per andare ad affrontare, quei soldi sono positivi, cioè con quei soldi ti fai un calciatore, ti compri un calciatore. Quindi la Sampdoria alla fine ha fatto un errore. Si aspettava magari di venderlo di più a una società di Serie A che non fosse Lecce, ovviamente, perché vi ripeto, c'era la Fiorentina, alla fine non si è fatto più niente, ma si aspettava di rivenderla di più, cosa che non è accaduta, e poi è restata, diciamo così, a fare un errore. Quindi ha fatto un errore, ci ha perso. Detto questo, ragazzi, cosa dire? Sono contentissimo, siamo tutti un po' più tranquilli, ovviamente, anzi, siamo tutti sicuri. Perché nella scorsa stagione Vladimiro Falcone è esploso in Serie A, ha conquistato la maglia della nazionale, eppure per questo fatto, per il fatto di essere entrato nel giro dei portieri della nazionale, restare in Serie B alla Sampdoria voleva dire un attimo allontanarsi dal giro, no? Perché in Serie A magari viene osservato di più, mentre in Serie B ti perdi un attimo dal giro. Quindi anche per lui sicuramente la priorità era rimanere a Lecce. Infatti, lui l'aveva detto anche in un'intervista: io voglio rimanere a Lecce, ma voi sapete la situazione com'è, che la Sampdoria c'è il controriscatto, il Lecce c'è il diritto di riscatto, quindi tutto. Quindi, ragazzi, questo video finisce qui. Non so altro cosa dire. Fatemi sapere qui sotto in un commento cosa ne pensate. Io sono contentissimo ancora di Vladimiro Falcone. Chi non è contento oggi del ritorno di Vladimiro Falcone? Vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, mi raccomando tantissimi like qua sotto, un'iscrizione al canale,
commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.